Allora, a nome della Nocerina confermo che non ci saranno interviste a fine partita, lo staff tecnico, i calciatori e la dirigenza, per causa di forza maggiore, decide di non parlare dopo aver subito al termine della partita, all'ingresso degli spogliatoi, un'aggressione verbale da parte di tesserati avversari, aggressione che è stata a stento frenata dall'intervento delle forze dell'ordine, aggressione che tira in ballo il presunto divieto di festeggiamento dopo la vittoria. Se c'è questo divieto ce ne dispiace, era una normale esultanza dopo aver ottenuto un traguardo, piccolo o grande che sia, un traguardo fatto di tante sofferenze e di tante fatiche. Se qualcuno si è offeso, va detto che non era rivolto a loro questo moto di entusiasmo, ma era una cosa propria, una cosa dello spogliatoio. Ci ha fatto molto dispiacere ricevere durante questa aggressione verbale accuse di scarsa sportività per la partita famosissima del Bisceglie, accuse peraltro arrivate da una realtà che stava per vincere il campionato e praticamente l'ha persa da solo, e questo non può essere addebitato alla Nocerina. È tutto, grazie a voi.